nell'alimento base degli italiani. Oggi ne parliamo con Sara Papa, una scrittrice, una cuoca che ci insegnerà a fare il pane fatto in casa senza lievito. Con un chilo di farina facciamo 1,5 chili di pane e ci durerà tutta la settimana senza buttarlo, senza sprecarlo. Allora, noi abbiamo già impastato da ieri sera, perché fare questo pane comporta 24 ore almeno, partendo sempre da una farina integrale macinata a pietra e da grano italiano. Riposo, cantare, non sentire. Iniziamo con dell'acqua a 95 gradi, riaggiunta della farina, tutta la notte deve riposare e poi il giorno dopo lo impastiamo e deve lievitare 7-8 ore. Adesso gli diamo una forma, facciamo raddoppiare il volume, lasciamo questo pane sulla pietra refrattaria, gli facciamo i tagli classici sopra e il pane avrà una cottura straordinaria. Ha un profumo floreale, sembra che abbiamo messo dentro delle spezie, un qualcosa, invece c'è niente, acqua, farina, va benissimo, specialmente per gli intolleranti al lievito. Cantare, non sentire. Il pane fatto in casa. Saluto la dottoressa Ornella D'Alessio, nutrizionista. Buonasera. Buonasera a voi. E saluto e do il bentornato a Rita Dalla Chiesa. Ciao Rita. Buonasera, buonasera a tutti. Hai sentito? Il pane fatto in casa dura addirittura una settimana. Tu ci hai mai provato? No, io non ci ho mai provato, da questo punto di vista sono totalmente poco affidabile, ecco. Però è vero, me l'hanno detto, e poi d'altra parte i nostri nonni quello facevano, il pane fatto in casa, lo avvolgevano in un panno e quello durava per una settimana ed era buonissimo. Meglio il pane normale o il pane integrale? Non ho dubbi, il pane integrale è la risposta esatta. In effetti la fibra, oltre ad aumentare il senso di sazietà, aiuta anche l'intestino ad aumentarne, diciamo, il transito, quindi particolarmente indicato per coloro i quali hanno problemi di stitichezza. E siccome non si vive di solo pane, c'è una bacca che arriva dall'Asia e dicono sia miracolosa.